Nel 2020 a Montecatini e in Val di Nievole le presenze turistiche sono crollate di quasi il 78%. È un esempio degli effetti devastanti della pandemia su uno dei settori più importanti dell'economia toscana. A rivelarne appieno tutta la portata è stato il rapporto presentato dalla Regione, che parla, per l'anno più duro dell'emergenza sanitaria, di una perdita di ricchezza di quasi 6 miliardi di euro, frutto di quasi 47 milioni di turisti non arrivati rispetto al pre-pandemia, in percentuale fa meno 72,8%. E se la situazione non è stata ancora più drammatica, è solo per la breve pausa che il Covid ha concesso in estate. Per questo alla fine Pistoia e Montagna Pistoiese se la sono cavata, si fa per dire, con il 41,2% di presenze in meno. Nell'area fiorentina, per capire appieno quel che è successo, il calo ha superato l'80%. I numeri che ci incoraggiano sono quelli che rispondono alle aspettative di questo avvio di stagione estiva, da vedere ancora, da prendere ancora con le molle, perché non sappiamo bene la reazione che ci sarà anche alle nuove regole per l'ingresso nei locali, ma in ogni caso progressivamente si recupera uno spazio. Vederla però solo sul piano dei numeri, a mio avviso, sarebbe sbagliato. Questo che sta capitando deve essere anche un momento di riflessione più profonda, perché che cosa rimarrà delle professionalità, della dotazione, della capacità di rendere un lavoro continuativo, che cosa domanderanno ancora e se si confermeranno le tendenze di questo periodo rispetto al consumo di una vacanza e di conseguenza gli strumenti. Il digitale abbiamo visto come è entrato prepotentemente, già lo era nel turismo, ma oggi ancora di più, e le esperienze che si offrono. Quindi questo momento di ripresa quantitativa ha bisogno di una riflessione sulla qualità, e occorreranno ancora mesi di sofferenza, perché fino a che non riprenderanno stabilmente i voli da più lontano, il nostro turismo non avrà tutte le carte in regola per dire di essersi ripreso fino in fondo. Se il blocco dei licenziamenti falsa l'analisi sul fronte dell'occupazione, certo è il dato sugli avvii, che sono stati 100.000 in meno che nel 2019. Il calo, cioè, è stato il triplo di quello avvenuto nell'industria.